Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di A Timeless Story. Allora, andiamo subito avanti. Non mi ricordo dove eravamo l'ultima volta. Rendetemi un attimo conto del mio. No, ok, mi ricordo. Avevamo scoperto, diciamo, che fine aveva fatto Alice e. Ok, sì, appunto, sarà scritto qua praticamente. E adesso dobbiamo scoprire chi è lo stronzo, barra stronza, perché ancora non ho capito se è maschio o femmina. Sono stupida, sì. Non c'è un libro, quindi dobbiamo cercarlo. Aspettate però, che una cosa per volta, per favore. Che carina sta stanza, la voglio pure io. Ok, raffigura un tramonto. Oddio. Mamma, perché ho i capelli rossi se tu e papà avete i capelli neri? Dormi, Daniel. Ok, non si fanno queste cose, eh? Non dice alle persone le loro ri origini vere. Un letto. Sì, ma ci sono anche delle figure. Dei peluche. Chi è Daniel, però? Cioè, allora, c'è un Daniel che credo sia stato adottato. Cioè, credo, perché. Vabbè, sono ancora lì secondo voi? Questa è la domanda. No. Qua c'è un libro? No? Vabbè, io ci speravo, eh. Però mi pare che Daniel è questo qua. Sì, appunto, del quadro. Andiamo a vedere se nell'altra parte si può. No, non si può entrare. E qua è chiuso. No, vabbè, come si fa? Aiuto. Allora, ci serve un libro. Qua? Non è che abbiamo qualcosa. No. Aspettate, salviamo. Allora, praticamente quello che dovevo fare era cliccare più volte sul quadro mentre avevamo preso quella specie di flashback con le ombre. E niente, abbiamo tenuto un altro flashback. Tua moglie Henriette è incinta, non è vero, Daniel? Come lo chiamerai? Ma Glenn, non si sa se è un maschio o una femmina. È un maschio, lo so. E lo chiameremo. Come lo chiamerete? Cos'è questa suspense? Ok, una lettera. Quale strada dovrei prendere? I libri hanno sempre la risposta a tutto. Allora, ci sono quattro quadri. Allora, questo credo sia all'alba. Giorno, sera e notte. E ora? Allora, aspettate. Ok, ho fatto qualcosa. Fermi, fermi, fermi. Cos'è quello? Papà. Che è successo al mio pianoforte? L'ho fatto portare via. Ti ho avvisato di non insistere. Sei stato cresciuto in modo. Cioè, sei stato cresciuto in modo che tu abbia la stessa professione di tuo padre e di tuo nonno. E non puoi diventare un musicista. Che fame. E spero che sia chiaro ora, Delbert. Delbert, se non sbaglio, è il marito di Alice, quello stronzo. Posso rompere l'orologio, rompiamolo. Oddio. Oh, mi dispiace tanto. È ovvio che ti dispiaccia. Dove ci. Non ci stai con la testa? C'è qualcosa di familiare, con questo ragazzo. Ci siamo incontrati prima? Non credo.
E ora, se mi vuoi scusare, sto cercando qualcuno che mi può dare un posto dove dormire. Però, dato il mio budget, sarà molto difficile. Aspetta, sei pazzo? Dalla tua faccia penso che tu non sia nemmeno adulto. Hai ragione. Ma sarà il mio compleanno tra pochi giorni. La verità è che sono andato via da casa per rincorrere i miei sogni. Ma non è che questo è. Oddio, già mi sono dimenticato. Delbert. Eh sì, è Delbert. Suono il pianoforte e spero che a qualcuno piaccia la mia musica. Ma i miei genitori hanno provato ogni cosa per farmi mollare. E quindi non voglio parlare di questo. Sono qui. Ma sono ottimista. Perdonami se ti ho sbroccato, diciamo. E ciao. Aspetta. Potrebbe sembrare un po' strano, ma conosci qualcuno di nome Alice? Ah, ok, quindi lui. Praticamente. Allora, Lysander è quello del presente, credo. Invece questo Delbert è quello del passato. Quindi, forse Lysander sa che sarà quello che sposerà Alice. Però lui non lo sa, ovviamente. Ah, ha detto. Ok, scusate, non ho tradotto. Alice è il nome di mia nonna, però non l'ho mai incontrata prima. Lei era un'amica di famiglia. Vorrei fare qualcosa per aiutare. No, aspettate, raga. No, allora, forse. Oddio, che stress, è troppo complicata sta cosa. Cioè, è proprio i miei pensieri che sono troppo intrecciati in questo momento. Allora, praticamente, credo che in realtà, ignorate tutto quello che ho detto prima, credo che questo sia il nipote, effettivamente, di Alice. E appunto si chiama come Delbert perché è il nome del nonno. Quindi, ok. Data la nostra amicizia, ti voglio invitare a casa mia finché non trovi una sistemazione migliore. Ho già detto che ho un pianoforte. Prometti che non verrai a contatto con. Che non cercherai la mia famiglia. Lo prometto. E non so nemmeno il tuo nome. Il mio nome è Delbert, ma mi puoi chiamare Del. È un piacere incontrarti, Delbert. Sono Lysander. Avanti, ti mostrerò dove vivo. Non è molto lontano da qui. Hai fame? Va bene, allora ci fermeremo a mangiare in un posto qui vicino. Ok, non ho capito molto se quello era un ricordo. Allora, aspettate. Andiamo avanti, vediamo. Quindi abbiamo ottenuto qualcosa. Non è che abbiamo sbloccato qualche porta, per favore, vi prego. No. Io buona gente. Allora. È stato figo come flashback, però. Mi è piaciuto. Vediamo. Lì manca ancora il libro, quindi non lo so. Ok, questo è quello di prima. Non è che cambia qualcosa? No, eh? Va bene. Allora, andiamo di sotto. Non credo ci sia nulla adesso qui da fare. Cioè, mi sembra tutto quello a prima più che altro. Frutta. Qui è tutto uguale a prima. Proviamo a vedere se qua da questa parte c'è qualcos'altro. Di spazzatura qua.
Non vedo nulla. Allora, aspettate. Perché è così complicato? Aiuto. Ok, nulla. Non so cosa fare, sono bloccata. Non è che qua c'è qualcos'altro da fare? Ma non è che Delbert è effettivamente... No, no, aspettate, fatemi rileggere quella lettera, perché non sono sicura di quello che ho ottenuto finora, diciamo, cioè perché ero convinta che Delbert fosse effettivamente il marito di Alice, però potrebbe anche non esserlo, potrei aver capito male. Allora, aspettate. Qui non c'era. Ho sbagliato stanza. Fatemi andare di nuovo in quella stanza di sopra. Aiuto! Perché sono incapace con queste cose? Riandiamo su. Dov'era la lettera? Qui. Dov'è che menzionavano Delbert, ragazzi? Che non mi ricordo. Aiuto. Cioè, io Delbert... Allora, no, aspettate. Glenn è il marito di... Aiuto, raga, è troppo complicato. Allora, credo che Eris sia o l'amante... No, è l'amante di questo Glenn. Glenn è il marito di Alice. Perché appunto... Ok, ho riletto bene. Però adesso Delbert non mi ricordo dove l'avevamo letto. Forse semplicemente qui. E Delbert credo che sia il figlio di... No, aveva detto che era il nipote. Ok, raga, è troppo complicata sta cosa. Aspettate. Un po' di calma. Non ho capito. Sì, vabbè, il nipote. Allora, io direi di concludere qui questo episodio. Spero che nel prossimo ci capirò qualcosa di più. Spero che vi sia piaciuto. A me sta piacendo tantissimo perché è complicato. Mi piacciono le cose complicate. Solamente che spero di poterci capire qualcosa. Quindi lasciate un like, un commento se vi è piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.